Ciao a tutti, benvenuti o ben ritrovati su Figaro Art da Francesca. Oggi parliamo di Ring, non il film horror degli anni 2000, o almeno spero che non sarà un film horror, ma parleremo della gettata a Ring. È da tanto tempo che non faccio questo tipo di gettata. Una volta ero fissata con il cloud pour e il Ring si presta molto appunto per questa tecnica del cloud pour, quindi questo effetto nuvola, no? Questo ricreare queste nuvole proprio bianche, un po' globose, che si creano sempre utilizzando il nostro famosissimo ormai Satin Enamel di DecoArte, con una concentrazione un pochino diversa, ma l'effetto cloud, questo qua, mi sa che io giù ho sempre un po' i soliti 2-3 quadretti, ma va bene, giusto per capire di cosa stiamo parlando, questo è un ring e con un effetto, cioè adesso più che effetto cloud, forse è un po' effetto blocchi di ghiaccio, non lo so, tipo un vortice di massi ghiacciati, vabbè, una cosa così. Questo è un altro che avevo fatto, questi li ho fatti all'epoca quando appunto avevo proprio la fissa di questa tecnica qua, mi piaceva tantissimo, cioè mi piace ancora, però poi mi sono dedicata a studiarmi altre tecniche e questa è da un po' che non la faccio, quindi magari oggi la riprendiamo. Vedete, qui sono un po' questi effetti un po' globosi, queste celle un po' 3D, no? Un po' grandi anche questo secondo me è il primo che avevo fatto. Vedete, c'è il suo vortice perché la colata è appunto a ring, ad anello, e vabbè. Quindi questa sarebbe un po' la tecnica, diciamo così, del cloud pour. C'è un'artista americana, Gina De Luca, che fa delle cose strepitose con questa tecnica qua. Per noi, secondo me, non riproducibili, perché loro utilizzano prodotti che noi non abbiamo, tra cui questo loft degli artisti che è un bianco acrilico, per loro tra l'altro economico, lo acquistano proprio in bottiglie, che però da noi non c'è, e acquistarlo per noi invece costerebbe mezzo leasing, quindi insomma sì, bisognerebbe fare un investimento, per cui insomma non ha senso. E quindi ci limiteremmo a utilizzare il Satin Enamel di DecoArte, perché comunque per il cloud pour si utilizza questo, sempre unito a un bianco acrilico con delle concentrazioni, almeno io le utilizzo un po' più, concentrazioni un pochino più elevate di Satin Enamel. Poi nella preparazione della tazza ce ne va poco di bianco preparato con questo, perché tende veramente a reagire molto, cioè il bianco satinato in generale tende a mangiare un po' gli altri colori, a prendere il sopravvento, a volte continua a reagire anche in fase di asciugatura, per cui insomma bisogna usarne poco, comunque fare un po' le prove, prenderci la misura, anche rispetto ai colori che si usano e che si mettono vicino. Però noi oggi non utilizzeremo questo, perché io l'ho finito, questo è proprio vuoto, c'è un goccino d'acqua dentro perché ho raschiato il fondo. E l'ho ordinato ma non è ancora arrivato, per cui non prepareremo un cloud mix con Satin Enamel di DecoArte. E cosa utilizzeremo? Proveremo a utilizzare un altro smalto, sempre all'acqua, sempre satinato bianco, che avevo acquistato tempo fa, in realtà ne avevo acquistati due. Adesso ve li faccio vedere, perché uno è uno smalto di Obi, tra l'altro questo è anche arricchito con poliuretano. E questo smalto qui, che è una ditta italiana che fa dei prodotti di ottima qualità, è sempre uno smalto all'acqua bianco satinato. Io li avevo comprati per fare delle prove, per trovare, diciamo, provare qualcosa di alternativo a questo,
per la tecnica del perle pure. Poi in realtà non mi hanno mai soddisfatto molto, cioè quello che riesco a ottenere con questo non sono mai riuscita a ottenerlo con altri smalti, per cui li avevo un po' archiviati, li avevo messi lì sul mio scaffale. Oggi li ritiriamo fuori e proviamo a utilizzarli invece per il cloud pur, per la tecnica cloud, quindi un po' l'effetto nuvola. In realtà non mi aspetto che facciano un gran effetto nuvola, per questo comunque utilizzerò delle tele rotonde che con il ring comunque creano un equilibrio estetico migliore, almeno a me piace di più, quindi anche se non avremo delle grandi reazioni cloud, insomma, non produrremo delle gran nuvolette, quantomeno riusciremo magari a creare comunque un ring equilibrato. E l'intenzione è questa. Allora, l'idea è questa. In realtà mi è rimasto un po' di white mix preparato dalla volta scorsa, che ce l'ho qui, ma è proprio l'ultimo che mi è rimasto, cioè non so se si vede, forse no, ma è un dito. È un dito di white mix, quindi non ne ho abbastanza per fare le colate di oggi, insomma. Quindi questo lo utilizzeremo. Allora, la mia idea era questa: facciamo una prima colata dove ho intenzione di unire questo rimasuglio di white mix fatto con questo smalto qui e poi di unire anche questi due. Quindi faremo una colata dove li uniremo tutti e tre. E l'idea sarebbe questa: questi due qua li utilizzerò puri, cioè non preparerò un white mix come di solito si prepara con questo. Non preparerò un cloud mix, li utilizzerò puri, cioè li metto in un bicchiere, diluirò con un po' d'acqua per raggiungere la consistenza, una consistenza comunque abbastanza sottile e li utilizzeremo così perché sono meno reattivi questi di questo, ok? Per cui non lo mischierò con un bianco acrilico, cioè ho comunque l'intenzione non è di farlo, anche se ho un po', in realtà un po' di l'ho messo in un barattolino, ma ce l'ho, sicuramente ce l'ho. Mi era rimasto un po' di bianco di Amsterdam preparato normalmente dall'ultima volta, quindi magari possiamo unire un po' anche quello. Farò un po' di pasticci oggi, mischierò un po' di bianchi. Comunque, nella prima colata finirò quel rimasuglino di white mix che mi è rimasto qui e l'idea è questa: farò una base bianca, un letto bianco con questo qua. Questo qua è il meno reattivo di tutti, per cui lo utilizzerò per fare la base bianca. Poi farò una pozzangherina centrale con questo e poi preparerò la tazza con tutti i miei colori e in mezzo ci metterò questo rimasuglio qua di white mix di Satin Animal, con Satin Animal di Decoart, questo qui, che era preparato con una parte di Satin Animal e due parti di colore bianco. È un rimasuglio, lo metteremo in mezzo ai colori, ok? Quindi la prima colata sarà così. Invece, per l'altra, o adesso vedremo quanti colori avrò, cioè se ne ho, in base alla quantità di colori che ho, ne farò alcune. Non so se ce ne verranno solo due o tre, o insomma, quelle che vi troverete caricate. Vuol dire che sono quelle che sarò riuscita a fare. E nelle altre utilizzeremo soltanto, credo, questo. Questo è quello che trovo un po' più reattivo. Questo non lo usiamo più. Questo dopo nelle altre lo archiviamo. Ok? E utilizzeremo questo sia per la base. Io mi farò una base bianca un po' in tutte le colate perché mi aiuta a far scivolare poi meglio il colore. E poi lo metterò anche un pochino dentro ai colori al posto del white mix. Ok, e lo utilizzeremo detto puro. Ok, quindi faremo una prima colata dove finirò. Cercherò di finire, a parte che ne ho qua, quindi vediamo. Cercherò di finire gli azzurri e blu che ho utilizzato l'altra volta per fare il cavalluccio marino. E così finiamo, li finisco.
E poi ho sicuramente intenzione di fare un'altra colata con dei colori più caldi, più terrosi, un po' più autunnali, diciamo. E in base alla quantità di colore che avrò, andrò avanti a fare colate. Poi vediamo, insomma, magari ve ne carico diversi. Ecco, ho delle tele di 30 cm di diametro e ne ho delle altre di 20 o 25, sono leggermente più piccole. Farò un po' un mix. Cioè, ne farò due o tre se ci stanno di queste dimensioni. Ok? Allora, io cercherò anche di ottimizzarvi l'audio perché non so se si sente, ma stanno potando delle piante qua davanti e c'è un rumore. Ho chiuso tutti i vetri, le finestre, infatti ho acceso le luci perché c'era un gran rumore, solo che tutti i giorni ce n'è una e il mio tempo è questo e quindi cercherò di ovattare regolando un po' l'audio nella fase di editing del video, ok? Io vi lascio alla visione quindi di queste colate, vi troverete l'elenco dei prodotti, cioè dei colori, anche le palette colori. Adesso non so se le metterò direttamente sul video, ma se non le trovate lì le trovate scritte in descrizione sotto con anche le ricette, va bene? Noi ci vediamo settimana prossima, quindi intanto buon ring! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.